nessuno, aiuto da nessuno. Soldi ce l'ho, radio. È una scelta la tua? Come? È una scelta vivere così. Sì, sì, sì. Anche Giovanni, come Dragan, il clochard trovato senza vita lo scorso martedì, trascorre le sue notti sopra le grate di un marciapiede a Campo di Marte ad Arezzo. Io dormo qui da qualche volta, quando sono ubriaco, dormo qui. Che caldo! Ecco, viene caldo in questa parte e in quella. Un giaciglio di fortuna alla ricerca di un po' di calore grazie agli sfetatoi delle caldaie dei palazzi, tutti i suoi averi racchiusi dentro uno zaino che porta sempre con sé, un po' di pane, un cartone di vino, una radio sempre accesa ed infine qualche spicciolo. Io non sono povero, ce l'ho casa, ce l'ho tutto, i miei paesi, qui non ce l'ho niente, ma sono abituato per stare da solo. Una vita estrema ai margini della società, come quella del suo amico, stroncato probabilmente da un malore improvviso nella prima notte di vero freddo in città. C'è poi chi, come Tiziano, assieme al suo inseparabile amico Cico, ha deciso di trascorrere le sue giornate nei pressi del sottopasso di Via Veneto e le sue notti al riparo di una vecchia roulotte che a breve però potrebbe essere cambiata grazie ad una raccolta fondi e alla generosità degli aretini. Io sto bene col mio cane, non, dopo quando sono ammalato sì, mi hanno aiutato, ma se no non sono uno che... preferisco che le persone vengano da me che io devo andare da loro. Oramai è così, non è che si diventa tanto vecchi a fare questa vita. Non c'è mica da meravigliarsi. Quanti ne vanno in tutta Italia? Che poi già vanno adesso che non fa freddo, quest'inverno, poi si contano tutti.